Lei mi dica perché avete esternalizzato delle persone e con quali motivazioni, se non quelle di far calare il costo complessivo della del banca. personale della Banca del Mezzogiorno. Solo quello c'era. Sì. Io su questo mantengo la mia posizione, ossia che avere servizi prestati in maniera centrata, perché a questo serve il distacco, e quindi avere un unico risk management, un'unica compliance, e un unico internal audit e un unico CFO, laddove prima erano due, e allora sì che prima comprendevo maggiormente la critica della capogruppo non faceva tutto quello che come capogruppo poteva fare. Oggi questa situazione è una situazione che ci agevola proprio nel fare quello che giustamente ricordava anche lei, ossia evitare duplicazioni di centri nevralgici e concentrare competenze anche di tipo di skill, anche di tipo materialmente professionale. Ma quanto tempo vi siete dati come banca per raggiungere gli obiettivi? Prego? Quanto tempo vi siete dati come banca per raggiungere degli obiettivi, diciamo così, migliorativi rispetto all'attuale situazione? È stato ricordato poco fa che stiamo per uscire con un piano industriale, per cui non posso evidentemente fare spoiling anche su informazioni che non ho, per cui rischierei di parlare di cose che non conosco. Tanto è questione di qualche Però mese per avere tutti. ci tenevo a fare un'ultima chiosa su quello che dicevo poco fa circa i contratti di distacco. I contratti di distacco hanno un termine, poi abbiamo scritto nell'accordo che sono rinnovabili. Però tutti i contratti di distacco, tutti gli accordi di distacco che abbiamo sottoscritto hanno, in particolare in questo accentramento Voi avete fatto a tutti i dipendenti interessati al distacco una lettera dove è prevista una data di rientro? Una data di termine della lettera, nel senso che No, dentro la. ma che vuol dire termine della lettera? Non mi mica sta a parlare con un barista. Cioè, l'istituto del distacco prevede che il dipendente che riceve la lettera è distaccato da A. È Voi questo. avete previsto che questo nella lettera? A Sì. tutti. Che risulti a me, sì, se stiamo parlando. Se non lo risulta a lei, chi deve risultare? Non ho firmato personalmente Sì, tutte le lettere. abbiamo la Vabbè. scadenza, sì. E poi è stato indicato che chiaramente è prorogabile e rinnovabile, ma l'accordo di. Ma prorogabile e rinnovabile non lo dovete dare per scontato, perché ci vuole l'accordo sindacale per prorogabile e Nessuno ne rinnovabile. Ma comunque l'hanno. E È allora così, che date per scontato? è così perché la Fabi ci ha messo la firma sopra perché abbiamo fatto inserire la scheda. Non c'era lì. Non c'è da metterci le pezze, che tanto la conosco bene la situazione, va tranquillo. Francamente, credo che la data sia indicata. Comunque, mi riservo Io 20. credo di no, perché qualche contatto con qualche dipendente collega di Bari ce l'ho pure io.